ha fatto un po' discutere questo manifesto online di Più Europa, no? Con l'utilizzo delle immagini del presepe. Spiegalo un po', raccontalo un po', Francesco. Ci sono, praticamente hanno utilizzato che cosa? La Sacra Famiglia, no? Con mettendola, diciamo, in versioni diverse, no? Con una versione con due madri, per esempio, insomma abbastanza simile a al presepe di Don Vitaliano che abbiamo visto, una con San Giuseppe e la Madonna con un bambino, diciamo, San Giuseppe e la Madonna bianchi con un bambino nero, una versione con due padri, San Giuseppe e San Giuseppe sempre col bambino, e poi insomma un'altra, erano quattro immagini, un'altra con, eccola qui, le vediamo anche, con insomma più bambini, una madre, mi pare che sia una madre single nera, insomma con vari bambini. Ora io trovo queste cose abbastanza stucchevoli, ve l'ho già detto prima, quando giorni prima di Natale, quando abbiamo parlato appunto del presepe di Don Vitaliano, cioè queste sono immagini sacre, diciamo così, quindi non si riferiscono a quello che potremmo, a un archetipo, no? Una serie di archetipi, ci sono il maschile, il femminile, il bambino, cioè questa è una rappresentazione sacra, non è una così, non sono due persone passanti che possono essere sostituite alla bisogna, e sinceramente si riferiscono a tutti, no? Parlano a tutti, si rivolgono a tutti, etero, gay, single, chiunque, quindi non c'è bisogno di cambiarli, anche solo per questo, insomma la cosa è un po' stucchevole. Poi tutte le volte fare queste cosine, non so, non le trovo neanche così provocatorie, cioè ormai il potere anche politico della Chiesa, devo dire che è abbastanza ridotto, e poi va proprio nel senso, no, voluto da Più Europa, e questa è la cosa interessante, cioè che Più Europa attacca la Chiesa, ma quel mondo lì, il mondo, diciamo, ultra progressista, liberale, no, ha ottenuto ragione, perché anche i vertici della Chiesa si muovono in quella direzione. E ne parliamo, questo è interessante, ne parliamo con Andrea Zambrano della Nuova Bussola Quotidiana, un collega che abbiamo già avuto ospite, che proprio oggi ha scritto un pezzo durissimo sul capo dei vescovi, il cardinale Zuppi. Buongiorno Andrea, buongiorno Andrea Zambrano. Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori, e buon Natale, perché ricordo siamo ancora nell'ottava di Natale, quindi possiamo ancora farci gli auguri per un po'. Esatto, esatto. Allora senti, io intanto ti chiedo un commento, vabbè, forse superfluo, però ci sta parlarne, no, di questo presepe di Più Europa, perché poi da lì vorrei partire invece per una cosa. Ma guarda, il presepe è sempre stato una sacra rappresentazione che aveva, a seconda di ogni cultura che l'ha rappresentato, che l'ha portato in scena in tutte le parti del mondo, in tutti i periodi della storia, fin da quando San Francesco lo ha codificato, inventandolo sostanzialmente a Greccio, ha sempre avuto delle connotazioni culturali e delle connotazioni, se vogliamo, anche etniche, perché ognuno se lo rappresentava il Gesù bambino secondo quella che era la propria sensibilità culturale, appunto, ed etnica. Che cos'è che cambia questa volta? Questa volta cambia perché c'è un innesto ideologico, cioè questa volta si utilizza il presepe con finalità ideologiche per poter inserire dentro il presepe appunto delle battaglie politiche, delle battaglie ideologiche. La cosa curiosa, come dicevi giustamente tu Francesco, è che oggi i vertici della Chiesa quelle battaglie ideologiche le sostengono, quindi il cortocircuito in cui si trovano gli ecclesiastici oggi è quello di dover difendere il presepe rispetto ad una sua purezza, quando poi anche loro sono incappati in un certo ideologismo per difendere certe posizioni. Allora, entriamoci in questo ideologismo, no? Perché proprio tu dici ideologismo, perché non è nemmeno bene un'ideologia, no? Sembra che alcuni, anche altri prelati facciano delle concessioni, diciamo così, un po' al discorso, no, dominante in qualche maniera, ma forse più per timore o per la volontà, no, di piacere al mondo, no? Questo è da un punto di vista, diciamo così, cristiano, il fatto di piacere a tutti, non, secondo me, non è una bella, come dire,
un bel foglio di presentazione, ecco, così non è una bella referenza, cioè pensiamo che piacere al mondo nel senso di se pensiamo che Gesù ha detto se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me, voi capite che c'è qualcosa, cioè, questo non è un distillato di verità, così come il cardinale Zuppi a proposito di un tema diciamo di cui dobbiamo parlare può negare, insomma, voglio dire, questa è una verità che è nel Vangelo, quindi se tu piaci al mondo forse qualche domanda te la dovresti porre. Perché il punto è questo, no? Quanto c'è sempre stato un grande dibattito, no? Anche all'interno della Chiesa, degli intellettuali cattolici, no? Quanto bisogna concedere al mondo, mondo inteso non la terra, il mondo nel senso, come dire, l'insieme, no, degli esseri umani, nel nostro stare nel mondo, no, alle cose di qua giù, diciamo così, no? Questo è il senso di piacere al mondo. E se tu hai molto successo, diciamo, qui, no, fra le cose umane, forse vuol dire che stai un po' trascurando invece altri tipi di attenzioni che sono un po' più difficili, no, da diffondere. Cioè, uno che si occupa, una chiesa che si occupasse molto delle questioni spirituali, dell'anima, della fede, beh, sicuramente sarebbe più indigesta, no, una larga parte della popolazione direbbe delle cose un po' meno compiacenti, no, rispetto al nostro attuale stile di vita. Guarda, a me colpisce molto, molto questo, cioè apre su alcuni temi in una maniera, insomma, che deve far riflettere. Uno dice, ma che vi frega della Chiesa, facciano quello che vogliono, no? Però qui il punto è anche politico, nel senso che quello che a me colpisce, no, è che si fanno grandi polemiche, si attaccano, no, sul presepe, sull'identità, sulla tradizione, c'è tutte queste cose che diventano argomento di scontro politico nel momento in cui soprattutto c'è un governo di centrodestra che su alcune cose, no, ha tenuto il punto. Dall'altra però la stessa Chiesa sembra a tutti i costi voler rinnegare queste tradizioni, voler cambiare via in una maniera secondo me un po' suicida, nel senso che se non ci sei tu a custodire una certa tradizione, posto che la tradizione non è niente di brutto, è quella che ci rende quello che siamo, e beh, se non ci sei tu a custodire queste tradizioni, che fine fanno, no? Cioè, dove annegano, dove spariscono? Cioè, no, io non ho sentito uno dire qualcosa su questi presepi, per esempio, no? Per qualcuno magari sarà una cosa anche così di poco conto, però per un cristiano, e io credo anche per i non cristiani, no? Vedere che una tradizione che è importante, che ci ha anche resi noti nel mondo, no? Che ha anche tante famiglie magari che non vanno in chiesa, però lo fanno tradizionalmente, è un momento rilevante, anche intimo e profondo, no, delle persone. Vederla sbattuta così sulla pubblica piazza, esposta al pubblico ludibrio, a me dà molto fastidio.